As part of the Overcoming Two Obstacles project, we have conducted a perché è stata selezionata la Puglia, è il progetto realizzato in Puglia dalla agenzia ADEA, quindi da questa agenzia europea. E il progetto si basa proprio sulla necessità di superare ostacoli fisici e naturali per quanto riguarda la vaccinazione. E in tutta l'Europa sono state selezionate 20 best practices sulla scorta delle candidature a noi giunte. È stata effettuata una prima valutazione e questa valutazione ha portato ad una riduzione da 20 a 10 pratiche che poi sono state passate al vaglio degli enti preposti alle pubbliche, alle politiche sanitarie. E al risultato finale è stata la valutazione di 5 pratiche e tra queste 5 pratiche abbiamo selezionato in modo particolare il progetto Supreme che è qui realizzato. È un progetto che si occupa proprio del superamento degli ostacoli di natura fisica, ostacoli naturali, e che ha un ambito assolutamente caratteristico di eccellenza e di unicità. Infatti questo progetto si occupa della vaccinazione, ma soprattutto su come raggiungere i gruppi più svantaggiati e inserirli nell'ambito vaccinale. E tutto ciò grazie proprio ad un approccio multidimensionale. E questa rappresenta la vera ricchezza del programma, la sua multidimensionalità che permette di risolvere problemi sociali, problemi occupazionali, problemi anche legati alla sicurezza. E la Puglia con il progetto Supreme ha proprio offerto una nuova possibilità di integrazione e di inclusione ai gruppi svantaggiati dei migranti, offrendo loro un nuovo contesto, un contesto anche maggiormente dignitoso. Ecco perché il progetto Supreme può diventare un modello multidimensionale di grande ispirazione per paesi che hanno una problematica complessa e simile alla Puglia. È un progetto che può essere di incoraggiamento a sviluppare delle politiche sanitarie per superare gli ostacoli alla vaccinazione anche negli altri paesi europei. And develop their own policies targeting these hard-to-reach groups.